Manca un mese esatto al Giro d'Italia 2017, siamo a Pordenone, serata di gala, di festa per la presentazione delle tappe friulane del Giro d'Italia 2017, 26 e 27 marzo, la San Candido Piancavallo e la Pordenone Asiago, questa accoppiata di tappe che rilanceranno ancora una volta il Friuli sul tetto e sugli schermi di tutto il mondo. Due giorni veramente di festa, di grandi personaggi, di sport che conta. E stasera inizieremo a viverne una piccola anticipazione dedicata naturalmente al pirata, l'indimenticato. Enzo Cainero, grande serata ad un mese dal passaggio, dall'arrivo del Giro d'Italia in Friuli Venezia Giulia, una serata per ricordare Pantani in un momento davvero tragico per il ciclismo italiano, la scomparsa di Michele Scarponi. Sì, è un momento veramente tragico, tant'è vero che noi questa sera ricorderemo anche Michele con un qualche cosa di particolare al di fuori dell'aspetto prettamente ciclistico. È una tragedia vera e propria perché colpisce lo sport italiano e lo sport del ciclismo in particolare. Il momento in cui si svolge questa cerimonia purtroppo è questo e dobbiamo prenderne atto. Siamo a un mese praticamente dalla tappa, c'è molta effervescenza, nascono un po' di preoccupazioni, anche chi organizza comincia a dormire un po' di meno, perché ci sono sempre tante cose da fare, da sistemare, però andiamo avanti e speriamo bene. Parliamo di Pantani, del ricordo che Enzo Cainero ha del pirata. Ma io Pantani l'ho conosciuto da sportivo e poi l'ho conosciuto bene quando nel 2001 lui rientrava alle corse dopo un anno e rientrava nelle corse al Giro del Friuli. E così sono stato un po' con lui, poi ho un ricordo di Pantani e lo vedrete stasera anche sullo Zoncolan che 2003 che è stata la sua ultima grande impresa. Ripeto, adesso parlare di Pantani mi vengono un po' i brividi, sono stato un paio di ore con i suoi gregari e ne vengono fuori delle aneddoti che sarei rimasto lì ancora a parlare, ma è veramente una cosa del tutto particolare. È venuto fuori l'uomo, il personaggio maniacale nel voler vincere, il maniacale nel voler gestire le tappe e il rapporto molto buono che aveva con i suoi gregari. Veniamo al percorso di avvicinamento a queste due tappe, tantissimi eventi con una città, con un'intera regione che si sta scaldando. Sì, è vero, direi che sia Pordenone, ma vorrei sottolineare anche Aviano, col Piancavallo si sta comportando molto molto bene. I problemi sul Piancavallo ci sono sempre, al di là che sembra che ci siano tanti spazi e tante situazioni facili, però gestire questa situazione non è semplice. Con la bicicletta si va sulla strada e abbiamo visto i fatti luttuosi di questi giorni e dobbiamo porre sempre grande grande attenzione e essere meticolosi. Qualche volta saremo anche, non dico troppo invadenti, ma dobbiamo preservare prima di tutto la sicurezza ed è una cosa a cui io ci tengo molto. Veniamo al lato sportivo del Giro d'Italia, sono definite ormai le squadre, tanti movimenti, le ultime gare danno alcune indicazioni importanti. Sì, io ne parlavamo prima, ripeto sempre con i gregari di Pantani, con gli amici suoi, quando affrontavamo il discorso di chi può vincere il Giro d'Italia. Per esempio un corridore come Geraint Thomas, che è venuto a provare il Piancavallo, l'ha fatto due volte e che ha vinto al Tour des Alpes, è un corridore che affronta per la prima volta il Giro d'Italia. Il Giro d'Italia ha un traguardo ambito. Si parla di Quintana, si parla di Nibali, però secondo me ci possono essere Geraint Thomas, ci possono essere Landa, tanti corridori. Io spero solo che alla terz'ultima tappa nulla sia definito e quindi si vada veramente ad uno scontro al coltello, in senso positivo, di questo evento. Tenete presente che nell'ultima intervista fatta a Geraint Thomas, che ha provato, ripeto, il Piancavallo due volte, ha definito questa tappa micidiale. Gli fa più paura delle altre perché arrivano in un momento delicato, però come sempre le corse le fanno i corridori, il loro impegno, la loro forza,
Io sono molto contento di aver offerto anche questa opportunità ai pordenonesi, alla destra Tagliamento, perché l'avevo promesso assieme all'assessore Bolzonello, avevamo fatto un piano, l'abbiamo portato avanti. Qui ho trovato grandissima collaborazione, soprattutto nei vini La Delizia, nella Banca Friulovest e in tanti altri amici, Autosystem, Reale Mutua, che continuano a darmi una mano. Vorrei sottolineare che la presenza, la partecipazione di questi sponsor è indispensabile in un momento in cui tutto costa e tutto si rende più difficile. Beh, questa è un'iniziativa che non si può superare, nel senso che oltre ad essere una grande manifestazione sportiva, lo sappiamo tutti, è anche una grande festa di popolo. Significa richiamare migliaia di persone nel nostro territorio e Pordenone deve essere pronta, quindi deve essere attrezzata con eventi culturali, sportivi, aggregativi per consentire alle migliaia di persone che seguono la carovana di trovare una Pordenone ospitale, di fare in modo che i riflettori che sono puntati sulla città consentano di apprezzare le bellezze della città. Pordenone non è solamente la città dell'omicidio che è successo l'anno scorso, a molto molto di più, quindi per noi è una grande occasione e dobbiamo essere pronti. La città ha risposto molto bene, un grande evento sportivo, una grande ricaduta turistica e non dimentichiamo anche una grande ricaduta economica. Mister Eddie Ray, è una serata per ricordare il pirata Pantani, da appassionato di ciclismo quale lei, che ricordo ha? Beh, Pantani è inutile, lo ricordano un po' tutti, perché Pantani è stato quello che ci ha esaltato in salita, è stato veramente, diciamo, il più forte corridore nell'ultimo periodo, pertanto è un ricordo particolarmente positivo. Poi mi ricordo anche il Piancavallo, che ha vinto la tappa qui, ed è giusto che sia ricordato proprio in questa circostanza. Una circostanza, quella di stasera, che si aggrappa anche al dramma vissuto dal ciclismo italiano per la perdita di Michele Scarponi. Sì, vabbè, sai, dispiace molto per il corridore, per l'uomo, per tanti aspetti, anche dal punto di vista, diciamo così, umano. E poi leggevo anche sulla Gazzetta che parecchi ciclisti ci lasciano la vita, e mi dispiace molto, bisognerebbe trovare delle sicurezze un po' diverse anche noi ciclisti, perché io mi reputo un ciclista, andare quando si va per strada bisogna stare molto molto attenti, perché ti passa vicino una macchina, non te ne accorgi neanche, oppure su certi incroci che magari non ti vedono perché sei un ciclista, o non ti vedono o pensano che arrivino prima loro. Bisogna stare molto molto attenti perché succedono parecchie queste disgrazie. Tra le sue tante salite, il Piancavallo dove la mette, in che classifica? È una salita tosta, è una buona. Non è lo Zoncolan, chiaramente, perché lo Zoncolan è storico, ormai è il figlio di Enzo Kainer, ormai lo sappiamo, però il Piancavallo è tosta. Poi oltretutto mi fa piacere che anche lo stesso Enzo Kainer è riuscito a far passare il giro proprio a due giorni, diciamo così, dalla fine del giro, e pertanto sarà una tappa determinante sicuramente, sarà spettacolare certo. Sergio Bolzonello, Pordenone, la destra Tagliamento protagonista da qui sino al 26 e 27 maggio, un mese davvero da sfruttare al massimo. È un mese importante, abbiamo lavorato in maniera importante con Enzo Kainer e con tutto il suo staff, e dobbiamo ringraziare ovviamente RCS che ci fa vedere in questo giro del centenario protagonisti. È una tappa che abbiamo pensato 3 anni fa con Enzo, in cui abbiamo ragionato, in cui abbiamo cercato di fare alcuni ragionamenti importanti all'interno di questo triennale che ha visto le Valli del Natisone prima, poi adesso il Pordenonese e poi il prossimo anno un ritorno sullo Zoncolan, e quindi ragioneremo anche su questo. È ovviamente una vetrina, una grandissima vetrina, lo sappiamo tutti. Peccato che questa sera un velo di tristezza ci sia, e sia anche più di un velo di tristezza, perché Michele Scarponi era nel cuore di, è stato ed è nel cuore di tanti di noi che questo sport lo amano, lo seguono, e tutto quello che ha fatto in questi anni e le testimonianze che gli sono state date proprio in queste ore dimostrano quanto importante e quanto grande sia stato come corridore. Questa sera onoriamo però anche Marco Pantani, che ha reso famosa anche la salita del Piancavallo con quel record straordinario, con quella sua cavalcata trionfante, e vi aspettiamo tutti quanti fra un mese proprio in Piancavallo il venerdì e poi a Pordenone il sabato per la partenza verso la penultima tappa.
Naturalmente la serata ha vissuto delle forti emozioni quando sul palco del Teatro Verdi sono saliti i gregari, i compagni, gli amici di una vita del pirata. Marco Velo è stato un ottimo interprete delle corse contro il tempo, 3 volte campione d'Italia della specialità, oltre ad essere un corridore capace di mettersi al servizio di grandi capitani come Marco Pantani o di pilotare in volata velocisti come Alessandro Petacchi. Marco Velo nasce a Brescia il 9 marzo del 1974. La sua famiglia vive a Ciliverghe, piccola frazione di Mazzano, in provincia di Brescia. Nel 1998 arriva la svolta nella carriera di Marco Velo. È giovane, ha talento, sa andare forte sia in pianura che in salita. È un corridore completo e la Mercatone ha bisogno di uomini che sappiano aiutare Marco Pantani. L'incontro con il pirata sarà per Velo fondamentale sotto il profilo sportivo ed umano. Que Virenque en esos momentos, o Leblanc en esos momentos, lucharan por la clasificación general. De nuevo ataques ahora Roberto Torres. Lo que decíamos antes, casi ataque por minuto, va a ser espectacular, no se pierda la subida. Claro, claro, es que es una ascensión muy abierta, ahora el que sí ha pegado un tirón fortísimo es, bueno, ¿eh? Es Roberto Conti, este sí que en efecto puede ser un ataque bueno, es el más potente de los que se han producido hasta el momento. Roberto Conti, que recuerden, es el corredor mejor en la clasificación general a 17 minutos y 53 segundos de Miguel Indurain, pero que la ventaja que lleva con respecto al pelotón le va a acercar mucho, le va a hacer entrar en la lucha por un puesto en el podio de París. Vean qué hueco ha abierto Roberto Conti cuando quedan aproximadamente 12 kilómetros y medio para la llegada. Lo comentábamos, moralmente él se estaría con una cómoda ventaja para Roberto Conti. Richard Virenque aventaja en 1 minuto y 22 segundos al grupo de Miguel Indurain, por lo tanto tendríamos ahora a Richard Virenque a 6 minutos y 34 segundos en la clasificación general de Miguel Indurain. Sin embargo, los problemas para el equipo Festina le vienen en la persona de este hombre, de Marco Pantani, que está acercándose tanto a Luc Leblanc como a Richard Virenque. Está intentando meterse en la lucha por el podio Marco Pantani. Recuerden, la última ventaja era ya superior a los 2 minutos y 20 segundos de Marco Pantani con respecto al grupo. Qué subida está haciendo, en una clara demostración, desde luego, que es el mejor escalador que hay en el pelotón internacional. De Richard Virenque, su máximo rival en la clasificación general, ha llegado a 1 minuto y 20 segundos. Se ha ido hacia adelante Miguel Indurain, mientras que tenemos ya a Roberto Conti en la recta final, en los últimos 200 metros. Observen la alegría del corredor italiano que, como decíamos, profesional desde el 86, va a conseguir hoy su primera gran victoria, últimos 100 metros para el corredor italiano, un gran escalador que ha tenido que trabajar muchas veces para muchos corredores y que hoy va a haber recompensado su gran trabajo siempre desde que es profesional y la gran clase que tiene como escalador. Ahí le tienen ya a punto de cruzar la línea de meta, lo va a hacer ahora en estos momentos Roberto Conti, ganador de la 16ª. La strada che si impenna, un lampo, uno scatto che brucia, la gloria che sta là in alto, dove il cielo va a sfiorare la cima delle montagne. Scalatore gregario, scalatore e campione. Enrico Zaina, giovane, talentuoso e dilettante sul quale tutti erano pronti a scommettere,
Enrico Zaina, che passa professionista e si ritrova al suo fianco campioni dalla classe purissima. Enrico Zaina che affianca Marco Pantani. Enrico Zaina che diventa capitano a suon di scatti e si gioca il Giro d'Italia del 1996 con Tonkov in un duello che infiamma gli appassionati. Enrico Zaina nasce a Brescia il 27 settembre del 1967. La bicicletta è fin da subito nel suo DNA. Alle Canarie, a Palma di Maiorca, è uscito dalla camera completamente pelato. Questo era Marco Pantani. E mi ricordo che mi disse: da oggi mi vedrai così. E quindi il primo flash di Marco Pantani è questo. Il secondo flash è purtroppo una cosa che mi lega amaramente a un vissuto che ho purtroppo ancora stampato nella mia mente, una di quelle sue crisi in quei momenti bui che purtroppo non mi lascerà mai. Quindi vedere Marco in difficoltà in quel senso mi ha lasciato veramente amarezza. Era il più forte. Era il più forte perché, ripeto, lui era capace, era un caparbio, era uno convinto, se voleva qualcosa lo cercava di ottenere, quindi io non ho mai visto nessuno come lui. Io ho corso con Riss, ho corso con Furlan, ho corso con Rominger, ho corso con tutti quelli che sono passati nell'era di Pantani e credo che forte come Pantani, anzi non credo, forte come Pantani non c'era nessuno. Enrico Zaina resta con Pantani fino al termine della stagione 2000. Poi, dopo 12 anni da professionista, 6 vittorie e il secondo posto al Giro d'Italia del 1996, decide di chiudere con il ciclismo. Siamo con i gregari di Marco Pantani. Innanzitutto, in questa serata, in suo ricordo, qual è il primo pensiero che vi viene in mente? Il primo pensiero è che sono stati momenti belli della mia vita e li avrò sempre nel mio cuore, ecco. Il ricordo di Marco Pantani. Il ricordo di Marco Pantani che lui ci teneva alla squadra, ci teneva ai compagni, e creava un gruppo e quando ci vediamo c'è comunque un rapporto di amicizia che ci lega e quindi questo credo che sia la cosa fondamentale che ha lasciato Marco, il ciclismo che univa tutti e noi siamo rimasti uniti anche in questo. Beh, Marco non era solo il nostro capitano ma era un amico, quindi ci ha sempre legato una forte stima per lui e un'amicizia incredibile e tuttora la dimostriamo e tuttora Marco rappresenta ancora quello che di grande ha fatto nella sua carriera. Pier Bergonzi, vice direttore della Gazzetta dello Sport a Pordenone per lanciare un mese di distanza questa doppia tappa del Giro d'Italia 2017 che si preannuncia davvero entusiasmante. Beh, insomma, intanto è il giro numero 100, la 100ª edizione del Giro d'Italia è di per sé un'edizione straordinaria. Il giro è di casa in Friuli, ogni anno c'è almeno una tappa, quest'anno sono almeno due gli appuntamenti. Uno è quello di Piancavallo, che mi ricorda Marco Pantani, nel 98 vinse proprio qui a Piancavallo e in questa serata lo ricordiamo. E il giorno dopo c'è la partenza da Pordenone, per la Pordenone Asiago, la penultima tappa del giro. E tra Piancavallo e Pordenone Asiago probabilmente si deciderà questo Giro d'Italia numero 100 e è bello vedere come c'è già grande entusiasmo per l'attesa di questa doppia tappa. Ecco, a proposito del lato sportivo dell'evento Giro d'Italia, quali saranno secondo lei i protagonisti di questa edizione? Purtroppo non ce ne sarà uno e voglio ricordarlo subito, che è Michele Scarponi. Quello che è successo ha toccato il cuore di tutti noi, ci mancherà il suo sorriso, ci mancherà la sua ironia. Sul piano tecnico purtroppo ci mancherà anche un protagonista, perché sarebbe andato certamente molto forte in questo Giro d'Italia. Non ci sarà Aru, che è caduto, la lotta sembrerebbe tra Nibali e Quintana, che sono i due più forti in salita probabilmente, ma ci sono molti altri scalatori o corridori completi, mi vengono in mente corridori come Geraint Thomas, come Mollema, come Kruijswijk, che lo scorso anno fece molto bene prima della caduta, come Van Gardenen. Io penso che sarà comunque un giro interessante fino alla fine.
A Milano, in Gazzetta, come viene visto il Friuli che sa regalare ogni anno, ogni edizione del Giro, delle tappe nuove, a volte dei grandi ritorni, a volte, come è stato il caso dello Zoncolan, dei veri e propri monumenti del ciclismo? Ma bene, molto bene. Guarda, noi abbiamo appena chiuso un libro sulla storia del Giro d'Italia che si chiama 100 volte Giro, che racconta un po' in edicola proprio in questi giorni, racconta la storia del Giro d'Italia, e mi sono accorto, scrivendolo, collaborando con i colleghi della redazione ciclismo, che c'è tanto Friuli in quelle pagine. Negli anni recenti buona parte del merito, qui voglio dirlo, è di Enzo Cainero, che è un trascinatore, un animatore eccezionale, ci ha fatto scoprire ad esempio una montagna come lo Zoncolan, spero che torni nei prossimi anni. Per quest'anno, ripeto, Piancavallo e la partenza da Pordenone saranno importanti proprio perché arrivano in fondo, lì dove il Giro si decide. Torniamo all'argomento della serata, ricordo di Marco Pantani, qual è il suo ricordo più personale che vuole regalarci? Insomma? Ce ne sarebbero tanti, io ho seguito tutta la carriera di Marco, in quegli anni ero proprio il giornalista della Gazzetta che seguiva Pantani dovunque, al Giro, al Tour, al Giro d'Italia due almeno, uno la tappa del Mortirolo con l'arrivo alla Prica del 94, quando scoprimmo le sue grandi qualità, e due nel 98 alla doppietti Montagna Piancavallo e Plan di Montecampione, quando finalmente vinse la maglia rosa che inseguiva già da qualche anno e che per una serie di sfortune non è riuscito a conquistare. Il punto della situazione, 13 corridori compongono il gruppo maglia rosa. Allora, Potenzana, Tonkov, Kamenzin, Missaglia, Secchiari, Cepe Gonzales, Miceli. Attenzione, Cugo. scatta Pantani. Intanto c'è lo scatto di Pantani, sì. Scusa, scatto di Pantani, testa a testa, Pantani-Tonkov, è il testa a testa finale, Pantani-Tonkov, si decide il Giro d'Italia. Tonkov prontissimo nella scia di Pantani, un Tonkov che non digerisce molto bene gli scatti, l'abbiamo visto anche nella salita di Piancavallo, subito pronto allo scatto di Pantani, poi in leggera difficoltà. Adesso è stato brillantissimo, non ha esitato un attimo, si è portato subito nella scia di Marco Pantani, è uno spettacolo. Vedete proprio Cepe Gonzales a 10 metri, ma sono i primi due che si stanno giocando questo Giro di nella scia del romagnolo. Forse ce la fa, attenzione. È il momento decisivo, Pantani scatta, Tonkov si è seduto, l'ennesimo scatto adesso è stato decisivo. È stato grande, Pantani adesso si accorge, è naturale che si accorge che Tonkov è in difficoltà, ve l'ho detto, una tappa lunga, 240 km, da un momento all'altro uno può entrare in crisi e può perdere anche 20-30 secondi al chilometro, è in netta difficoltà adesso Pavel Tonkov. Ed ecco che la regia ci ripropone lo scatto vincente. Tonkov era andato fortissimo, era riuscito a rintuzzare tutti gli scatti del pirata, questo gli è stato fatto. Sono sicuro. Ed eccoci con Pantani ormai sul rettilineo finale per questo applauso, questo san da parte di tutti i tifosi. Ecco la polizia stradale, perfetta staffetta anche quest'anno del Giro d'Italia, giunto all'81esima edizione, un clacson che apre la strada a Marco Pantani, ultime pedalate, Marco Pantani vince, trionfa, alza le braccia al cielo, una tappa, Pantani trionfa per la seconda volta e pone una seria ipoteca per il trionfo finale in questo Giro d'Italia. Pavel Tonkov, grande atleta. Ebbene sì, sono state davvero tantissime e forti le emozioni che ci ha regalato Marco Pantani nella sua carriera. Stasera dal Teatro Verdi di Pordenone ve ne abbiamo raccontate alcune attraverso i racconti, i ricordi di chi l'ha conosciuto, di chi con lui ha gareggiato nelle sue grandi performance lungo le strade di tutta Italia e di tutta Europa. Ma naturalmente il ricordo è andato anche a Michele Scarponi, proprio a loro due, a Marco e a Michele, sarà dedicata la pedalata del 28 maggio sulle strade della destra a Tagliamento, preceduta naturalmente dal weekend, quello che conta, quello del finale del Giro d'Italia 2017, il 26 maggio la San Candido Piancavallo, il giorno successivo la Pordenone Asiago, un fine settimana tutto da vivere, manca un mese, preparatevi!